Salve a tutti, quest'oggi mercoledì 11 aprile il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria non solo per commemorare il tragico anniversario della tragedia del Moby Prince che cade il 10 aprile del 1991, 140 vittime, arse vive, ma anche per ascoltare i risultati della commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal senatore Lai, che è stato ricevuto oggi appunto in Consiglio e che ha portato scioccanti novità per quanto riguarda l'inchiesta stessa. È stato appurato infatti dalla commissione parlamentare che quella sera non vi era nebbia davanti al porto di Livorno, oltre a tutta una serie di altre incongruenze che secondo molti consiglieri regionali potrebbero riaprire l'inchiesta stessa. Sentiamo. Quello che noi abbiamo trovato in più sono documenti che sino a questo momento non erano emersi e che rappresentano in qualche modo una realtà che ha condizionato fortemente tutto il lavoro di inchiesta successiva. Ovviamente non è possibile ricostruire tutto perché a distanza di tanti anni non esistono più quelle navi, addirittura una delle due navi, la petroliera, 7 mesi dopo l'impatto è stata portata via dall'Italia ed è stata in qualche modo distrutta, la seconda nave 2 anni dopo, già questo dice quanto fossero insufficienti le attenzioni al fatto che quelle erano due sedi che erano state luogo di un fatto gravissimo, una vera e propria strage che forse dovevano essere mantenute integre. Il nostro sistema giudiziario può certamente riaprire, noi abbiamo avuto richiesta alla Procura di Livorno di avere tutti gli atti, li abbiamo desecretati tutti, sono disponibili non solo alla Procura di Livorno, ma li abbiamo segnalati anche a tutto il resto delle procure italiane, tra cui quella di Roma, se intendono servirsene per aprire, valutare quello che c'è stato. Noi siamo arrivati al punto in cui può arrivare una commissione d'inchiesta, adesso tocca alla magistratura valutare se gli elementi che noi abbiamo messo in campo ulteriori possano consentire di riaprire un percorso che, come chiedono i familiari delle vittime, porti perlomeno a riconoscere che quella verità giudiziaria non era in realtà la verità. Noi abbiamo concluso in questo modo: i soccorsi sul Moby Prince non ci sono stati, che è una cosa differente, non è che sono arrivati in ritardo, non ci sono stati. Questo è un errore gravissimo che non è stato riconosciuto, ovvero che nel tempo era stato riconosciuto, ma la morte rapida delle persone aveva portato a valutarlo come non, diciamo, grave, ecco, mettiamola così. La nebbia non c'era assolutamente, quella è assolutamente un'invenzione successiva, ci sono ormai prove inconfutabili sul fatto che la nebbia prima dell'impatto non ci fosse, persino il video d'Alesio lo dimostra, non c'è un testimone prima dell'impatto che dica che c'è stata la nebbia, quella è proprio un'invenzione successiva, come è stata un'invenzione il fatto, l'ipotesi dei traffico d'armi, aeroporti, tutte robe che servivano per nascondere il fatto che lì c'è stata una gestione delle indagini successiva assolutamente inadeguata.